interventi, in particolare a tutte le persone che hanno collaborato per fare diventare grande questa città di San Bartolo. È ovvio, caro signor Sindaco, che questa sera lei ha presentato un programma, letto anche dai suoi collaboratori, ed è una nuova iniziativa che ritengo molto importante. Però lei si dimentica, perché leggendo il suo programma si dimentica che siamo in un momento di recessione, siamo in un momento veramente difficile per noi tutti e per la nostra città. Io credo che il primo punto che lei ha sollevato è il lavoro. Il lavoro ritengo che sia importante, perché oggi abbiamo una disoccupazione che aumenta tutti i giorni, abbiamo una disoccupazione che tutti i giorni dobbiamo incontrare sulle nostre strade, sulle persone che ci avvicinano, però credo che ella, se mi permette, le posso dare un suggerimento per come deve operare per risolvere il problema del lavoro. Innanzitutto ritengo che sia importante una tavola di lavoro assieme a tutte le banche che abbiamo a San Donato. Perché se noi vogliamo aumentare le nostre aziende, bisogna avere anche la disponibilità finanziaria. E oggi veramente la disponibilità finanziaria viene sempre meno. E credo che oggi c'è la necessità di questo tavolo di trattative con gli istituti bancari. Però poi dobbiamo, fatto questo primo passo, dobbiamo anche fare una tavolo di lavoro con tutti gli imprenditori attuali che sono oggi e quelli che devono arrivare a San Donato, con gli imprenditori, con gli artigiani, con i commercianti, con gli agricoltori, fare un tavolo di trattative anche con loro. Non basta la consulta del lavoro, ci abbiamo bisogno anche di dare delle risposte, perché ci sono parecchie ditte, parecchie imprenditori sandonatesi che vorrebbero veramente realizzare e aumentare anche il lavoro a San Donato. È ovvio che oggi sono soffocati dalle banche, che non danno più la possibilità alle banche di avere questi incentivi e si trovano veramente in grosse difficoltà. Però devo dire che il suo programma è un programma meraviglioso, programma che, ritorno a quanto detto inizialmente, oggi siamo in un momento di recessione. Io credo che è un programma che è molto ambizioso. Io veramente, come opposizione, faremo il nostro lavoro di dare delle possibilità alla Giunta, di dare anche il nostro apporto all'amministrazione quando c'è la necessità. E questo è veramente il programma che noi riteniamo che sia un programma, oggi non lo voglio definire un libro dei sogni, ma mi consenta, che ci sono tante di quelle cose dentro che effettivamente sarà difficile realizzarle in 5 anni. Io le auguro veramente di arrivare al termine della legislatura. Però prima ho fatto un cenno di un assessore che oggi appoggia lei. Io credo che oggi non esista più ideologie politiche, non esista più questa disponibilità di qualcuno che era seduto nei banchi della maggioranza con noi in giunta e oggi invece la sottolineare. Per cortesia. Lo so, cari signori, che effettivamente a qualcuno può fare dispiacere, però la verità è che qualche mese fa questo assessore ha dato le dimissioni sia lui che altre. Per cortesia, lasciate parlare il consigliere, dai. Io credo che il pubblico questa sera è un po' infastidito con le mie dichiarazioni, a dire la verità credo che non sia un peccato. E oggi veramente l'ho annunciato prima, che non esistono più ideologie politiche, non esiste più niente. Però mi permetta, signor Sindaco, che mi vada a pensare che chi è sempre stato nel movimento sociale, nella destra nazionale, oggi sia in appoggio a ella, signor Sindaco. Mi auguro che questo possa continuare. Per cortesia.
inventando poi qualche altro, che ha abbandonato il PDL per andare bene, io concludo dicendo che mi auguro che veramente queste persone che hanno abbandonato ancora il punto 5, direi che possiamo passare al punto 6 dell'ordine del giorno, costituzione dei gruppi consigliari e designazione dei rispettivi capigruppo. Ricordo che in base all'articolo 18 dello statuto comunale i consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al presidente del consiglio e al segretario generale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Ricordo anche che, in sensi dell'articolo 31 del regolamento del Consiglio Comunale, ogni consigliere comunale appartiene ad un gruppo consigliare, all'esclusione del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale. I consiglieri comunali eletti nella stessa lista costituiscono un gruppo consigliare e ogni gruppo consigliare è di norma denominato con la lista di elezione dei consiglieri che lo compongono. Ora io adesso procedo a chiedere a ogni gruppo l'indicazione del nome del capogruppo in modo da... Partito Democratico. Sì, a nome del Partito Democratico presentiamo come capogruppo e proponiamo Lorena Marini. Lista civica, Scegli Civica con Teresa Sindaco. Il Popolo della Libertà. Allora, in qualità di candidato sindaco della coalizione di centrodestra, io aderisco al gruppo del Popolo della Libertà e il gruppo ha designato me in qualità di capogruppo. Avevo saltato un attimo l'ordine. Lista civica San Donato di Piave, Città Insieme. Il gruppo consigliare Città Insieme propone come capogruppo consigliere Silvia Raspanti. Lista civica con Francesca Zaccariotto per Smart City, non essendoci alcun consigliere presente del gruppo, indicherà entro la prossima seduta. Lega Nord, Liga Veneta, San Donato. Essendoci altri colleghi, possibile. Come componente unico del gruppo sono anche il capogruppo. Lista civica, Scelta Civica con quella di sindaco. Partito Democratico Lorena Marin, Lista Civica Scegli Civica con Teresa Sindaco Callegari Provincia, Lista Civica San Donato, Città Insieme, San Donato di Piave Città Insieme Silvia Raspanti, Il Popolo della Libertà Gian Silvio Puntarin, Lega Nord Liga Veneta San Donato
Giuliano Fogliani, lista civica noi personalità di Piave, Enrico Fingolo, lista civica, scelta civica con Corradini sindaco, Luca Marusso, e Movimento 5 Stelle, Guido Salvestro. Così è capogruppo Marino. Buonasera. Adesso che sono capogruppo del Partito Democratico, credo sia doveroso quantomeno far due parole. Io volevo ringraziare innanzitutto tutti quelli che ci hanno dato fiducia in questo periodo, a quelli che l'hanno espressa tramite il voto e a tutti quelli che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto e hanno lavorato con noi. Noi siamo solo una piccola parte di un grande gruppo e che speriamo di riuscire anche a rappresentare degnamente. Volevo metterci un po' di passione in questo discorso, perché? Perché il nostro percorso è un percorso che è nato parecchio tempo fa. È un percorso che è stato molto partecipato e che si è arricchito strada facendo del contributo di tantissima gente e che alla fine ha portato all'elaborazione di un progetto per San Donato. È un percorso che si è caratterizzato per tanta passione che ci abbiamo messo e per tanta determinazione. E prima ci invitavano al coraggio, soprattutto i giovani, noi il coraggio ce l'abbiamo avuto tutto nel portare avanti questo progetto. E questa passione e determinazione che abbiamo avuto nella fase progettuale, l'abbiamo avuta anche nella fase propositiva con cui ci siamo presentati alla città. E chiediamo ora al nostro sindaco e alla giunta di averlo nella fase realizzativa. È un progetto che era nato per la città, ma strada facendo è diventato un progetto della città. Perché si è arricchito sempre di più di spazi di partecipazione e condivisione che pensiamo dovranno essere sempre mantenuti e aperti a tutti coloro che vorranno esserci. È un programma a cui noi non possiamo non credere fermamente, perché nei contenuti, nelle modalità di costruzione e attuazione riconosce la centralità della persona, perché pensa alla nostra città come a una città aperta, a cogliere nuove opportunità ed occasioni che potrebbero concorrere a rilanciare l'economia del territorio della nostra area, aperta a costruire proficue relazioni sul territorio con i territori circostanti, aperta all'arricchimento che può derivare da nuove esperienze e conoscenze. Una città che non ha paura di cambiare e raccogliere le sfide che i cambiamenti impongono. È una città in grado di dare ai giovani un motivo per restare e per tornare e ai meno giovani, come me, l'orgoglio di aver lasciato qualcosa di buono in eredità. Per questo progetto noi ci siamo stati, ci saremo sempre al fianco di Andrea e della sua squadra per aiutarli, sostenerli ed incitarli ad andare avanti. Accordatami dal mio gruppo, sarò portavoce in questo consiglio, cercando di coordinare proposte positive e soprattutto idee costruttive, appoggiando e condividendo il programma del nostro sindaco, facendo soprattutto emergere la coscienza civica che ci rappresenta come gruppo. E vorrei precisare anche che il buon senso ci ha portati a creare questo e ad affiancare Andrea. Capogruppo La Spagna. Buonasera sindaco, buonasera presidente, buonasera al pubblico. È per noi un
segno di grande responsabilità essere qui questa sera, perché raccogliamo i frutti di un lavoro intenso durato alcuni mesi, perché siamo comunque un movimento giovane, nato da poco, alla quale i cittadini hanno creduto e che ci ha portato a essere qui in consiglio al fianco del nostro sindaco, pronti a dare massima collaborazione al Presidente per ridare slancio e vitalità al Consiglio nei suoi ruoli che ha perso strada facendo in passato, ai colleghi della maggioranza per attuare il programma, perché ora è tempo di dare gambe ai sogni perché possono diventare realtà, e ai colleghi della minoranza con i quali auspico un dialogo sereno, schietto, sincero sulle proposte, con cui sicuramente ci sarà occasione per uno scambio di idee e di visioni per il bene di San Donato. Chiudo ricordando che Città Insieme è a disposizione dei cittadini perché vuole essere un ponte tra l'amministrazione e i cittadini, perché è tempo di ridare fiducia alla politica. Bene, se non ci sono altri interventi, direi di passare al punto 7 dell'ordine del giorno, elezione della Commissione elettorale comunale. Ricordo che l'articolo 12 del DPR del 20, 223 del 20, 0367 e successive modificazioni dispone che il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'elezione del sindaco e della giunta comunale, elegge in proprio seno la Commissione elettorale comunale. L'articolo 2,30 della legge 244 del 2007 dispone che compito della commissione elettorale è quello di provvedere all'aggiornamento dell'albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi in occasione delle consultazioni elettorali, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 95 dell'89 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale. Ricordo che la Commissione elettorale comunale è composta dal sindaco che la presiede e da 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. Per l'elezione dei componenti effettivi, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiori a 3. Nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, verrà chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi della commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti. Direi di procedere quindi alla votazione per l'elezione dei componenti effettivi della Gentilmente 5 minuti di pausa, di sospensione. Facciamo mettere dai voti favorevoli, contrari.